progetto per l'elettrificazione dei processi. Come ha detto, scusi. Vi chiedo scusa, è un termine difficile. È difficilissimo, elettrificazione. Diventa elettrificazione. Al via la Milano Design Week. Come ha detto, Design Politica Internazionale dell'ISPI. Professore, buongiorno, benvenuto. Non sono un professore, buongiorno. Buongiorno. È improbabile anche perché la distanza è molto ampia, non è come a Porto che... Che cazzo è? Mamma mia, questo proprio è un imbecille. Ma quella è la busta di coca, mi dissocio. Cioè no, di gesso, È gesso. Non meriti proprio, pirla patentato. Scusami, grazie, sono in diretta. Un pirla patentato. Non so se hai visto che cosa ha fatto. Inutile stare qua a fare finta di niente. La bustina di cocaina. No, e volevo dire un'altra cosa e tu... Vabbè, il giornalista ha detto la verità. Tagliatelo così magari lo prendiamo, lo mettiamo sui social e poi lo rinviamo alle autorità portoghesi, che male non fa. Comunque vedete, là in fondo il corteo è partito, è un bel corteo. E anche il bagnino incarna uno spirito vacanziero. Non faccio fare il bagno a nessuno oggi, vieto il bagno a tutti. Perché le condizioni del mare non lo permettono. E le condizioni del bagnino anche. Beh, giusto. Scusate, ciao. E veniamo alla vicenda che ha portato alla sospensione del programma della 7 di Giletti. Non è la Rai, dunque non andrà com'è? In onda domani sera. Ha cambiato nome. Non è l'Arena, scusate, che andrà, appunto, quindi non andrà in onda domani sera. Ha avuto totale libertà. È accusato di aver ucciso la moglie avvelenandola. Il medico bolognese Giampaolo Amato. Lei che cosa le fa trovare a sua moglie di buono a casa stasera? La porta chiusa. Azz. Mezza le scale deve dormire. Ma no! Posso cercare, anche perché sennò se mi arrivano le barre colore che dico? Silenzio, lo vai a dire a tua sorella. Quello è la responsabilità di farle queste leggi, cazzo. Ma certo. Oddio, ho detto la parola con la C. Perdono, attenzione. Credo, perdono ai nostri. Beh, vedo che si coinvolge. No, non vedo che mi coinvolge. Scusi. Tranquillo, ci colleghiamo subito con Thomas Villa. A te, Thomas. Un minuto, Paolo, ricordati. T'ha detto. Ma bestemmiato. Oh, presidente. Siamo in diretta. Ciao. Allora, abbiamo dei problemi tecnici, logici in diretta. Allora, proviamo ancora a collegarci con Thomas Villa per parlare dell'Inter. A te, Thomas. Niente da fare. Ma che è questo collegamento? Buonasera a tutti dallo stadio Meazza, tra pochi minuti in campo il Benfica qui a San Siro. Poco fa ha parlato l'allenatore Schmidt dicendo che... Oddio, sente troppo il ritardo. Allora, non possiamo parlare dell'Inter in maniera dettagliata perché ci sono evidenti problemi tecnici. Sono stati accolti naturalmente come sempre dalla tifoseria locale. E tutto naturalmente si svolgerà all'insegna di una sportività che, lo sappiamo, è sempre stata caratteristica del mondo del volley. Sì, me ne sono accorto. Che è successo? Non ho capito. Il tutto in diretta streaming, vero? Ho visto tanti sostenitori rossoneri in giro qui all'esterno del Franchi. Tutto tranquillo, nessuno ha detto niente. Via la merda! Ci guardano anche dalla Norvegia, eh? Sì. Come cazzo si chiama? Nickname bellissimo. Com'è quella della Norvegia? Dicela. Dici quella della Norvegia. Il nostro amico che ci segue sempre, Oid Okrop, dice buonasera Luca. È in diretta alla fine del telegiornale alle 14.30. Su Telecolor potete inviare le vostre domande al 347-45-5005. Potete anche seguirci anche in streaming. Hai fatto, stringimi la mano davanti ai telespettatori. Ecco. No, non si vede, via verso qua. Rip è morto. T'ho posto.
tutto in diretta. Parla, parla, non ridere. Ah, tutto a posto, l'abbiamo ripreso. La promessa a Madrid non andava fatta. Ma si può fare una cosa del genere? Oh Gesù. Dai, dai, chiudiamo in meglio con gli errori più divertenti a reazione a catena. Video molto recente, credo, di qualche giorno fa. 4 settimane fa, vabbè, dai. Almeno credo. No, un mese fa. Vabbè, diciamo abbastanza recente. Cioè, ma io non oso immaginare certa gente... Cioè, non sta tranquillo. Soffre? Cioè, dico io, stai facendo un cazzo di telegiornale e fai tutte ste figure de merda. Cioè, dai. E poi sono io quello che vuole essere tutto preciso, perfetto, in live, senza errori, senza problemi. Cioè, solo io mi faccio ste pippe mentali. In TV, errori a go-go, chi se ne frega. Cos'hai? Chi? Soffre? Altezza. Nanismo? No, signora mia, no. No, no, no. Signora mia, no. Va bene tutto, ma non il nanismo. Cioè, t'ha detto chiaro e tondo. Vertigini. Cos'è? Usato per vedere le cellule. Telescopio. Cosa usi per svitare sughero dalla bottiglia? Cacciavite. Certo. Erano. Butti una bella cacciavitata. Moschettieri. Cosa non è triangolo? Rettangolo. Non è rettangolo, è quadrato. Lo stavo per cosa dire. Indossano i olandesi o i cavalli. Kilt. Ma i cavalli... voglio vedere un cavallo con il kilt. Se qualcuno ha una foto, mandatemelo. Quale mare bagna Basilicata? Tirreno, la geografia. Ciao, è stato bello, ciao. Madonna, la geografia, madonna. Ma mi puoi sbagliare una cosa così semplice? C'è porco due. Vabbè, io ci rinuncio, guarda. Chi era Tata Volante? Film. Ma non mi dire Lucia. Sabrina. Cosa mangi anche in, ovviamente, Valtellina? Bresaola. Festa dopo 31 aprile. Oh, dopo 31 aprile, primo marzo. Perché si va al contrario. Poi dopo c'è febbraio, poi c'è gennaio, tutto al contrario. Cioè si parte da dicembre e si arriva a gennaio. Complimenti, signora, complimenti. Dov'è? Pechino, muraglia. Giappone. Come? Ma come, bevi, muraglia del Giappone? Latina. Canna. Proprio cacanna. Invece di usarlo per rubare, no, ovviamente voi non fate, non rubate le benzine. In questo caso si beve da una lattina. Cosa? Non. Pesce. Cane. No. Cosa? Cosa non è pesce, è cane? Ah, forse intendeva come animale. Beh, non ha tutti i torti. Cosa? È una persona camminante senza macchina, sul marciapiede. Uno. Disabile. Quale animale si trova nel deserto? Volpe. Ma com'è la volpe? È il presidente degli Stati Uniti. Joe Biden. Biden. Io lo chiamavo Biden. Comunque lo diamo per buono, naturalmente scritto Biden. Cosa hai se guidi la macchina? Cintura di sicurezza. Eh beh, giusto. Passo.
Passo. Filatelico. Scusate. Arrabbiale, Letizia. Vabbè, dai, può capitare. Quale? Maschera. Colorata. Tutta. Carnevale. Pulcinella. No, 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 no. Madonna, questi non sanno manco la base. La base dell'Italia. Cioè, vabbè, poi ci meravigliamo di certe cime. Quale? Stretto. Tra? Inghilterra. Beh. Inghilterra. Sì. Come hai fatto? Te l'ha detto praticamente. Mangi? Ripieno? Di? Crema? Marmellata? Di? Pasta. Cosa? Come la pasta? La pasta. Ma veramente? No, aspetta, no, voglio risentirlo solo per sfizio. Crema? Marmellata? Di? Pasta. Cosa? Io non ho parole, guarda. Io non ho parole. Metti sul tavolo a pranzo. Scacchi. Pasta. Chi? Un culo che sta pasta. Figlia. No! Mamma! Quale? Lingua? Non parli in Germania. Eccola. Errore. Non parli germano, italiano. Beh, giusto. Italiano. L'hanno confuso. Cosa è giallo, bianco, nero, viola, arancione? Vuoi rispondere? No, no, no. Chi rubava ai ricchi due parole per Alibaba? Cosa sono? È facilissimo. Ma questo è un po' di shaming. Cosa fai per non perdere? No. Peso. Mangio. E beh, giusto. Cosa fai? Vuoi rispondere? È che sono scemo. No. Quale è la capitale dell'Argentina? Due parole. Oh. Perché non doveva dirlo? Prepari per sposarti. Abbigliamento. Mo stai andando nel cose pallone. Gioiellate. Per avere. Vabbè, dai, più complicato di così. Ultimo secondo da regolamento. Cipolla. No, cipolla, no, non me lo devi dire. Era affitto. Ma puoi dire cipolla davanti a lui poi? Mancava solo che diceva, che ne so, pasta e fagioli, passaparola. Ha ricordato il buon Pedro dei tempi d'oro. Ah, ok, due parole perché erano due parole. Ecco, doveva dire due e l'altro doveva dire parole. Vabbè. Capita di fare questi piccoli errori. Ti viene proprio automatico delle volte, perché abituato a parlare e non parlare così a scatti, a parlare a intermittenza, non è facile.